società, siamo a dimostrazione con i fatti che la società non sta ferma, non è stata ferma, anche se siamo in un piccolissimo momento così di difficoltà, no? Abbiamo detto due sconfitte, però la dimostrazione in questo mercato che la società è presente, vigile e è corsa ai ripari dove pensavamo di averne bisogno. Chiuso questo, volevo aprire una parentesi, scusatemi, una digressione personale, cioè volevo fare un appello proprio alla tifosa della Fiorentina, volevo fare un appello alla tifoseria, volevo fare un appello a che, come fanno sempre, come hanno sempre fatto, però abbiamo bisogno dei tifosi veramente in questo momento. Sabato è una partita delicata e soprattutto martedì con l'Udinese. Lo dico per due motivi, poi chiudo. Uno, perché credo proprio da tifoso questa squadra se lo merita, credo che lo meriti perché da tifoso ci hanno fatto divertire, no? Quest'anno e mezzo. E secondo, perché se si dovesse centrare il traguardo si centra tutti insieme. Non c'è magari una componente più importante che la società e la squadra, però sicuramente si centra tutti insieme. Squadra, società, tifoseria, anche la stampa. Cioè cerchiamo di vivere questo evento per raggiungere un traguardo che per noi sicuramente, per sì, abbiamo bisogno un po' tutti di riuscire a arrivare, non dico a vincere qualcosa, ma a far parlare ancora di noi nel calcio. Grazie. Adesso passiamo a quello che è l'evento importante della giornata, la presentazione di questo ragazzo. Come ha detto Massia, non c'è l'obbligo di riscatto, però non si sa mai, va bene? Non si sa mai.